Come sa bene chiunque abbia affrontato un rigido inverno, esistono giacche a vento a buon mercato e giacche a vento davvero calde e protettive che possono essere molto costose. La differenza sta nei materiali e nel modo in cui sono fatte. Una giacca a vento di alta qualità offre isolamento termico senza appesantire. È impermeabile, leggera e comoda da indossare. Il progettista disegna il profilo al computer. Un programma apposito adatta il disegno alle varie misure e una stampante lo trasferisce su carta. Il sarto dispone uno sull'altro diversi strati del materiale che costituirà la giacca. Poi sovrappone il disegno. Lo fissa con degli spilli, quindi ritaglia i vari strati di materiale con delle forbici elettriche. Le forbici sono in grado di seguire fedelmente le curve che compongono il disegno. Il prodotto finito sarà costituito da due giacche cucite insieme. Una interna per l'isolamento termico e una esterna per frangere il vento. La parte isolante è costituita da una fodera di nylon, su cui vengono adagiati gli altri componenti. Una pellicola che stabilizza l'isolamento e la spessa imbottitura di poliestere vera e propria. Lo strato isolante risulta essere più grande della fodera, così che ogni centimetro quadrato della giacca sia correttamente isolato. Uno alla volta i vari strati vengono cuciti insieme. Ogni cucitura è imbullettata all'inizio e alla fine per aumentarne la tenuta. L'isolante in eccesso viene tagliato via e attorno a ogni pezzo viene cucito un orlo di sicurezza per evitare che l'imbottitura fuoriesca. Una volta completati, i pezzi della parte isolante vengono cuciti insieme. Fase 2. Il rivestimento esterno. La stoffa esterna è di nylon pesante. La fodera è costituita da un tessuto speciale con dei forellini grandi abbastanza per far uscire l'umidità, ma non per far entrare la pioggia e il vento. Questo permette al corpo di traspirare e allo stesso tempo lo isola dall'acqua e dal vento. E finalmente le due parti che compongono la giacca a vento vengono unite. Usando due fili molto robusti si cuciono insieme con punti anodino. Le cuciture non bucano completamente la giacca, altrimenti si romperebbe la barriera isolante. Le due metà dell'indumento vengono unite solo dove è strettamente necessario. Sul colletto, i polsini e lungo la chiusura lampo. Anche la cerniera lampo è speciale. È di nylon, a prova di corrosione, con una zip placcata al nickel in grado di durare fino a 7 volte più delle normali cerniere. Finora la giacca è stata cucita al rovescio, viene rivoltata al momento della rifinitura. Questi bottoni automatici hanno ancoraggi robusti che si fissano alle fibre del tessuto in modo tale da non causare strappi con l'uso prolungato. Alcune giacche hanno ricami decorativi. I disegni sono creati utilizzando un software apposito. Questa macchina automatica ricama 5 giacche alla volta. Il risultato è un capo bello da vedere. L'arma segreta è lo strato nascosto di materiale isolante che crea un cuscino d'aria riscaldata dal calore corporeo e protegge dai rigori dell'inverno. Una giacca così a volte può salvarvi la vita.